Io invece volevo da lei un ricordo su Bruno Ganz, con cui ha girato il suo primo film, Diario senza date. Che ricordi ha, visto che è scomparso da poco? Guardi, un incontro meraviglioso. Era il mio primissimo film, il mio primo lungometraggio. Io abitavo a Palermo e avevo scritto delle pagine, e all'inizio volevo fare il film con Silverberg, ero andato a trovare, lui mi aveva detto di sì, poi alla fine mi aveva scritto una lettera in cui diceva che era troppo timido per comparire, e volevo che fosse un regista che facesse questo ruolo, e quindi poi mi sono rivolto a Bruno e lui mi ha chiamato al telefono subito dicendomi quando cominciamo, mi ha detto che veniva a Roma ed è cominciata un'amicizia che poi ci ha portato anche a fare qualche cosa in teatro, perché io ho fatto con Monio Vadia un caso Kafka in cui la voce di Kafka era Bruno, e ricorderò una cosa che dà la misura del grandissimo attore, che siamo andati a Monaco a registrare questi pensieri di Kafka dal diario, era la neve, e a un certo punto io arrivo lì, avevo portato le fotocopie dei vari grandi perché lui potesse leggere agevolmente, e lui mi ha detto no, non mi servono, l'ho imparato a memoria, perché se io te lo facessi leggendo tu capiresti che non è un pensiero. E questo, voglio dire, stiamo parlando di roba sublime che nel mercato normale non esiste. Poi era un attore di grandissima, come dire, che mi piaceva perché lo trovavo congeniale a me, perché era amico di scrittori, era un uomo curioso di mettere in rapporto il cinema con altre cose, non solo col teatro, di cui era un grandissimo testimone, ma che è stato uno dei più grandi attori. Ricordiamoci che Bruno Ganz è citato in un testo di Thomas Bernhard, non esiste in nessun altro, diciamo, suo testo il nome di un attore vivente. Lui dice: la Svizzera è un paese che non merita nulla, l'unico attore geniale che questa terra non merita è Bruno Ganz. E gli attori tedeschi lo hanno odiato perché era il più genio di tutti, scritto lapide. Ed è un attore, appunto, che è sempre stato, appunto, portatore di transito, c'è un uomo inquieto che non si accontenta di fare l'attore, che piaceva perché era un attore che stava sempre in una dimensione diversa. E poi lui ha parlato di questo film che abbiamo fatto a Wenders, io ho conosciuto Wenders venne a fare un film a Palermo ed era stato influenzato da questo mio film. E poi l'ultimo ricordo che ho, siamo andati io e Tony Servillo, perché eravamo a Parigi insieme a vedere un Pinter che faceva l'Odeon. C'era anche Louis Garrel e c'era anche la moglie di Polanski che recitava in questa pièce. E poi siamo stati a salutarlo in camerino, mi sono proprio fatto un grande abbraccio con lui, ci siamo detti dobbiamo lavorare insieme. E io in effetti ho pensato tante volte, ma non siamo arrivati. Credo questo, da un lato credo sempre più che il cinema è un ponte tra l'immaginazione e la realtà, e dall'altra che nessun film di totale immaginazione può prescindere dalla realtà, e questo in forma molto divertita viene fuori nel film, cioè qualunque invenzione paga un debito alla realtà, deve pagarlo, e questo è la matrice, almeno, che alimenta le più efferate fantasie. E da quel punto di vista, oggi noi scopriamo, per tornare a certi discorsi che abbiamo fatto, che Fellini è il più politico dei nostri registi. Apparentemente all'epoca veniva preso come il più disinteressato, oggi, se si vanno a vedere certi suoi film, è il più politico. E questo vuol dire che a volte l'immaginazione, quando
quando non prescinde dalla realtà, perché Fellini si è sempre nutrito della realtà, vuoi che parlasse di Roma, vuoi che parlasse di, dei suoi ricordi in Romagna, e comunque parlava di un fascismo, parlava di corpi, parlava, metteva in scena delle cose che partono dalla realtà, anche se elaborate fantasticamente. E oggi queste cose ci ritornano e ci raccontano quasi una profezia. Allora, da quel punto di vista, il film gioca sul fatto che c'è una vicenda raccontata da un investigatore, c'è il filtro di una scrittrice che scrive, c'è una banda vera che ha in mano quel quadro, c'è uno scambio tra le leggende e la realtà. E il cinema costruisce poi un suo grado della realtà, ma non può prescindere dalla realtà, deve fare i conti con la realtà. Questo è quello che penso io.